grosso gatto, sempre allegro e soddisfatto, con la testa rotondissima. È davvero intelligente, furbo e sorridente, Doraemon, the cat. Chi lo sa come fa a cambiare realtà, va qua e là quando e come gli va. Doraemon, da qua giù, vola su, là nel cielo più blu, col suo cocktail di bambù. Il tour del Cretaceo! Cosa? Non dirmi così! Mi avevate promesso che oggi saremmo andati alla mostra sui dinosauri! Lo so, tesoro, mi dispiace. Ma papà è rimasto sveglio tutta la notte per finire un lavoro, perciò lasciamolo dormire, va bene? Ci tenevo tanto ad andare a quella mostra! Cerca di essere comprensivo, povero papà, non ha chiuso occhio ieri notte. Dai, non ci pensare, va a giocare con i tuoi amici. Sì, hai ragione. Allora, a dopo. Vado da Shizuka. Oh, mi dispiace tanto. Non posso venire a giocare, sto uscendo con papà. D'accordo. Oggi non posso, stiamo andando a Karuizawa, la città più chic del Giappone. Non posso, mi dispiace, stiamo andando a fare una gita. Mi dispiace, vado fuori con i miei. Ci picchia, che sfortuna. Sono il ragazzino più solo di tutto l'universo. Ma no, cosa dici, ahimè? Aspetta, so io cosa ci vuole. Un album da colorare. Buongiorno, congratulazioni! Mi confermi di essere proprio tu, il gatto Doraemon? Allora? Sì, sono proprio io! Bene, molto bene! Complimenti, hai il biglietto fortunato! Hai vinto un entusiasmante tour del periodo Cretaceo per ammirare da vicino i dinosauri! Congratulazioni! Ah, ma certo! Avevo comprato il biglietto della lotteria tempo fa! Ti spaventa fare i bagagli? Non c'è problema! Viaggerai nel tempo con tutta la tua casa! Semplice, no? Potrai goderti il mondo dei dinosauri seduto comodamente in poltrona! Con una barriera di sicurezza, naturalmente! Per qualsiasi dubbio o domanda, il robot guida è lì a tua disposizione! Non mi resta che augurarti buon viaggio, ciao! D'accordo, allora! Vogliamo andare? Certo che sì! Andiamo, andiamo! Ehi, aspetta un attimo! Se ora partiamo si sposterà tutta la casa! Dobbiamo chiedere il permesso a mamma e papà prima! Non posso chiederlo alla mamma, mi direbbe sicuramente di no! Lei ha paura degli animali! Ha maggior ragione, allora! Eccoci qua! Come dici? Qua dove, scusa? Non avete sentito quello che ha detto l'ologramma? Siamo nel Cretaceo! Dinosauri! Ma che hai fatto? Chi ti ha detto di partire? Il tuo amico mi ha detto andiamo. O forse volete cancellare il tour? Beh, un momento. No, non farlo. Molto bene. Allora? Ehi, aspetta! Ah, vero, ho dimenticato. Installo la barriera. Bene, adesso la vostra casa è al sicuro. La barriera è impenetrabile. A questo punto io vado, torno alle 6. Godetevi il tour, a presto! Ehi, fermati! Se n'è andato, Doraemon. Allora, che vogliamo fare? Controlliamo che la barriera sia sicura. Ehi, voi due, fate più piano. Papà sta ancora dormendo. Va bene. Wow! Guarda, stanno bevendo! Wow! Che cosa c'è di qua? Oh! Guarda
quanti dinosauri! Un pterodattilo! Non pensi che sia il caso di avvertire mamma e papà, Nobita? No, che bisogno c'è? Papà dorme e la mamma non esce mai quando fuori fa tanto caldo. Beh, in fondo non hai tutti i torti. Oh! Dei piccoli dinosauri, come sono carini! Oh, peccato che siano così lontani, sarebbe bello vederli da vicino. Ho un'idea, avviciniamoci noi, dai! Il robot ha messo una barriera, non credo si possa uscire. Però il cancello si è aperto. Questo vuol dire che possiamo uscire, no? Hai visto come sono piccoli? Anche questi sono dei dinosauri. Certo, alcune specie sono enormi, altre piccole. Questo è enorme. Sì, è vero, ma è erbivoro e molto tranquillo. Wow, la zampa è grossa come un albero. Fermo lì, voglio farti una foto. Avanti, sorridi. Ai ai ai, il dinosauro è troppo grande, non riesco a inquadrarlo. No, devo allontanarmi ancora. Ah, bene, ora ci siamo. Peccato che il povero Nobita si veda piccolo piccolo. È davvero un dinosauro tranquillo. Oh, Nobita! Va tutto bene lassù? Sì. Ehi, ma che succede? Perché tutti quei dinosauri si sono radunati là? Oh no, casa nostra è circondata da un gruppo di dinosauri! Tamako, che succede? Che succede? Tutto bene? C'è uno scarafaggio? Cosa? Tutto qui? Lo sai che ho la fobia. Va bene, dai, dov'è? Credo sia andato sotto al frigorifero. Beh, allora non posso fare granché. Me ne torno a letto, se non ti dispiace. Scusami, caro. No. Spero che mamma e papà non se ne siano accorti. Chi non si accorgerebbe di una cosa del genere? Mi metteranno in punizione. Fermo! Lascia! Mettila giù! Tira, Doraemon! Oh, ragazzi, che ci fate qui? Qualcosa non va con il lenzuolo? No! C'era solo un po' di polvere! Eh già, però l'abbiamo tolta! Ah, che gentili! Scusate, torno a dormire! Sogni d'oro! Come si accumula il giornali! Ci picchia quanto pesano! Che succede? Perché non si apre? Dovremmo fare qualcosa! Presto, presto! Pallina domestica belve feroci! Andiamo, sbrigati! Non c'è più tempo! Ehi, mamma! Ti vedo stanca, entra, riposati! Ma è tutti quei giornali!
Ci pensiamo io e Doraemon, tranquilla. Oh, sul serio? Sì, lascia fare a noi. Che strano verso, che animale sarà? È solo una cornacchia con il mal di gola, dai, entra. Una cornacchia? Mi sembra un po' forte per essere... Prima di riposare devo dare l'acqua alle piante. Pensiamo noi anche a quello. Davvero? Va bene, allora... Che guaio, la barriera è disattivata. A questo punto non sarà meglio dire tutto a mamma e papà? Ormai è pieno di dinosauri qua fuori. Se glielo dico adesso mi sgrideranno di sicuro. D'accordo, cerchiamo di resistere fino alle 6. Ok. Per prima cosa chiudiamo bene tutte le porte, così i dinosauri non potranno entrare. Via! Fuori! Show! Mi sento molto meglio. Vado a fare una passeggiata. Papà! Papà! Fermo, aspetta! Se ne sono andati. Bentornati nel presente. Vi è piaciuto il periodo cretaceo? A guardarvi si direbbe di sì. Che faccia tosta! Buon appetito. Buon appetito. Grazie per quello che avete fatto. Oggi mi siete stati di grande aiuto, ragazzi. La mamma mi ha detto tutto, bravi. Domenica prossima vi porto da qualche parte, ve lo siete meritato. Urrà! Scegliete un posto. Ecco, noi vorremmo andare tanto al Luna Park. Ma la mostra sui dinosauri? Oh no, basta dinosauri! Gli adesivi del pisolino! Nobita! 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 Si può sapere come mai ti addormenti sul banco in continuazione? Basta! Esci dall'aula! Mi addormento perché ho sonno. Hai già fatto i compiti per domani? No, ancora no. Non vedo l'ora di farmi una bella dormita. Ciao, sono tornato. Ah, bene, ciao tesoro, tempismo perfetto. Stavo giusto uscendo per fare la spesa, ma a questo punto falla tu. Non posso, devo fare i compiti per domani. Va bene, allora sbrigati a farli. Così poi potrai andare a fare la spesa. Ciao, Doraemon. Oh, e io che volevo schiacciare un pisolino. Sembri molto concentrato. Che fai? Stai riparando dei ciuschi? Quello sembra interessante. Più tardi me lo puoi prestare. Doraemon. Che cos'hai? Mi sembri strano. Ma che bella dormita! Cosa sono quelli? Questi, dici? Sono gli adesivi del pisolino! Avevo qualche ciuschi da sistemare, solo che mi si stavano chiudendo gli occhi. Non ho dormito molto bene la notte scorsa. Così ho usato gli adesivi del pisolino. Li applichi sugli occhi e ti permettono di svolgere qualsiasi attività mentre dormi. Fantastico! Bene, qui ho finito, posso mettere via. Non potevi tirarli fuori in un momento migliore. Questi adesivi sembrano fatti apposta per me. No, non pensarci neanche, non te li presto. Non sono adatti a uno scansafatiche come te. Non sono uno scansafatiche, per favore prestameli. Ho detto no. Solo per un pochino, dai, dai. Ok, solo per un pochino però. Adesivi, prima devo fare i compiti e poi devo andare a fare la spesa. Caspita, si è già addormentato. Non so se invidiarlo o biasimarlo per questo. Ah,
hai iniziato a fare i compiti. Ok, vediamo un po'. Oh, ma cosa sta scrivendo? In fondo di cosa mi stupisco? È un lavativo da sveglio, figuriamoci mentre dorme. Hai già finito! Come hai potuto farmi questo? Non prendertela così. Nobita, hai già finito i compiti? Che cosa succede qui? Chi è che si prende la libertà? Perfetto, allora vai a comprarmi un cavolo, cipollotti e carote. Non avrei mai dovuto prestarglieli. Sarà meglio seguirlo. Oh, mamma, ora mi preoccupo davvero. Stai attenta dove metti i piedi. Oh, povero me! Benvenuto, prego, come posso aiutarti? Non ti capisco se continui a bofonchiare così. Vuole un cavolo, cipollotti e carote! Ci picchiano, Bita, quanti pensieri mi dai? Mi domando che cosa avrebbe combinato se non avessi accompagnato io. Ehi, Nobita, perché non guardi dove vai? Ma tornati, parlo con te. Non è colpa sua. Ora non può sentirti, sta dormendo. Stai scherzando? Come fa a dormire se cammina? Ah, grazie mille, tesoro. Sono tornato dal negozio tutto intero, grande. Tieni, un regalino per sdebitarmi. Urrà, grazie mille, mamma. Non solo ho dormito, ho anche guadagnato una moneta. Questi adesivi del pisolino sono fantastici. Spero che Nobita sia tornato a casa sano e salvo. Sono tornato. Ma cosa fa? Si sta mangiando i miei dorayaki. Sento la pancia piena. Ho fatto merenda mentre dormivo, vero? Già, con tutti i miei dorayaki. Oh, non volevo finirli. Però l'hai fatto! Oh, scusami, stavo dormendo. Ma non te li sei neanche gustati. Dormendo non si sentono i sapori. Se ci pensi è un vantaggio. Se non distingui i sapori, puoi mangiare qualsiasi cosa, buona o cattiva che sia. Dormire è la cosa più bella del mondo. Povero me. Ho un'idea. Voglio addormentarmi un'altra volta e andare a giocare con Shizuka. Giocare mentre dormi? Scusa, che senso ha? Non ti divertirai! Perché dovrei scegliere tra dormire e giocare quando posso fare entrambe le cose contemporaneamente? Oltretutto sono le mie due attività preferite, non potrei chiedere di meglio! Non ci posso credere! Adesivi, portatemi a casa di Shizuka! Dormire così tanto non fa bene alla salute! Presto te ne pentirai, Nobita! E questa volta non ti accompagno! E là, Nobita! È appena uscito questo fumetto, guarda! Sembra bello, vero? Ma se pensi che te lo presterò... Vorresti sfogliarlo, vero? Beh, se ci tieni proprio così tanto, potrei fare un'eccezione! Ti prego, dacci un'occhiata! Oh, insomma, invidiami almeno un po'! Ah! Stai attento, Nobita! Oggi è strano, cosa gli prende? Ma ci picchia, non ce la faccio, non posso lasciarlo solo! Credo che qualcuno stia borbottando qualcosa davanti alla porta, mamma. Oh, Nobita, sei tu! Vieni, entra pure! Ma va tutto bene? Ah, devi scusarlo, Shizuka. Vedi, Nobita in realtà sta dormendo. Come sarebbe a dire? Dorme proprio profondamente. Io dubito che si stia divertendo. Già, gliel'ho detto anch'io prima, ma non ha voluto ascoltarmi.
facciamo un gioco di società. Ci siamo divertiti finora. Ma ci picchia, chi ti capisce, bravo Nobita? Shizuka, potresti consegnare questo pacco a casa dello zio? Certo. Posso consegnarlo io mentre faccio un pisolino? Basta, devi smetterla. Stai esagerando con quegli adesivi. Ti caccerai nei guai. Sei ingiusto. Che c'è di male nel rendersi utili mentre si dorme? Per come la vedo io, tu dovresti essere fiera di me. Adesivi, portiamo il pacco allo zio di Shizuka. Si è addormentato di nuovo. Beh, io l'ho avvertito. Stavolta se la caverà da solo. Sei sicuro che non si farà male? No, per niente. Devo accompagnarlo. Dai, ridammelo già. L'ho appena comprato. Devo ancora leggerlo. Te lo restituirò dopo che l'avrò letto. Non è giusto. Ehi, fai finta di non vedermi per la seconda volta. Senti, non trovi che Nobita sia un po' strana oggi? Guarda come sta in piedi. Ondeggia e sembra quasi privo di forze. Il respiro è molto lento, proprio come quando si dorme. E poi quegli occhi sono vuoti e spenti. Ah, non dire sciocchezze, è il solito Nobita. No! Cosa? Adesso io... No, sta lontano! Sta lontano da me! Non ho proprio idea di cosa ti sia successo, ma grazie, Nobita! Per poco non perdevo l'autobus, grazie ragazzino! Il tocco che ci voleva! Sì, ho finito il mio capolavoro! Dai, scendi, per favore! Per favore, Miko! Miko, finalmente! Dove sono? Dove sono? I miei importantissimi documenti! Per fortuna li ho trovati! Ehi! Nobita, dove sei? Grazie, mi hai salvato dal licenziamento! Ho finito la mia opera! Grazie di cuore! Cosa? Che sta succedendo? Oh no, Nobita! Sei tutto intero! Cosa? Non si è svegliato? Per quanto ancora hai intenzione di dormire? Immagina se i Teen Titans Go non esistessero! Ma non preoccuparti, non è vero! Ci sono i nuovi episodi dei Teen Titans Go! Da lunedì prossimo alle 19:30 su Boeing, anche su app! Per intelligente, furbo e sorridente.